just like an old man. I play my lonely song just like an old man. I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Dans l'allée tout au fond. Sindaco di Monte San Biagio Gesualdo Mirabella, è un anniversario importante. Prima di tutto voglio ringraziare gli organizzatori perché ci siamo andati sempre migliorando, quindi quest'anno stiamo raggiungendo secondo me il top. Questo è merito loro, l'amministrazione gli dà una mano, gliela dà con piacere perché il prodotto sta diciamo così avendo un risultato notevole. Come tutti gli anni appunto siete abituati ad avere un folto pubblico ma davvero numerosissimo che viene ad apprezzare i vostri prodotti e naturalmente gli spettacoli. Questo fa piacere perché noi sui prodotti tipici ci stiamo lavorando, la mia amministrazione ci ha sempre lavorato e credo che sia poi il giusto risultato. I produttori che partecipano sempre
in primis da protagonisti a queste manifestazioni. Certamente, vedere questa bella partecipazione fa piacere senz'altro, insomma, quindi è inutile nasconderselo, insomma. La Sagra della Salsiccia è arrivata al 10° anno, siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose. La Sagra della Salsiccia è molto attesa dal pubblico, perché aspettando la Sagra della Salsiccia arriva la primavera, finisce l'inverno, quindi la gente sta aspettando questa, perché dalla prossima settimana vede la primavera. Quindi mi chiedono tutti quanto c'è la Sagra della Salsiccia, perché quando è finita la Sagra della Salsiccia noi vediamo l'estate, vediamo la primavera, e di questo noi siamo molto soddisfatti, di essere un capofila di una bella stagione. Un programma molto ricco, perché la Sagra della Salsiccia merita di avere un programma, perché i visitatori che vengono sono moltissimi e non possiamo deluderli. Abbiamo delle presenze molto forti, l'anno scorso abbiamo avuto 32.000 presenze, quest'anno ci aspettiamo anche qualche numero in più, il tempo ci accompagna, ringraziamo il Signore e speriamo che vada meglio degli altri anni. Il vostro scopo è sempre quello di unire i prodotti tipici allo spettacolo? Sì, il nostro scopo è principalmente quello dei prodotti tipici, unendoli allo spettacolo. La nostra diva principale è la salsiccia di Monte San Biagio. L'amministrazione, nel suo programma di governo della prima legislatura, ha puntato un po' tutto sulla promozione dei prodotti tipici. Ce l'abbiamo fatto un semplice ragionamento. Abbiamo detto: cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo, insomma, abbiamo un po' anticipato i tempi nel capire che il mondo andava verso l'agricoltura sostenibile, che andava verso i prodotti tipici tradizionali. Abbiamo seguito questo filone, lo abbiamo ribadito nella seconda legislatura. Ecco, siamo arrivati al 10° evento, vedo che le cose sicuramente adesso vanno bene, perché insomma abbiamo anche un po' così consegnato dall'associazione, abbiamo promosso, abbiamo aiutato, stiamo cercando ancora di continuare a aiutare il consorzio, che è appena nato da pochi mesi, quindi adesso è diventata una bella realtà anche economica, ma una realtà economica che fa ancora promozione per il nostro territorio, per il nostro paese, quindi diciamo che è un prodotto di punta, un prodotto. Monte San Biagio ormai viene così sempre di più accostato al paese della salsiccia. Prodotto d'eccellenza. Sì, prodotto d'eccellenza per un semplice motivo, perché la parola salsiccia significa sottoprodotto, significa scarto, significa un qualcosa di recupero, levato i prosciutti, levato i lombi, eccetera, eccetera. La peculiarità, la straordinarietà della nostra salsiccia sta nel fatto che noi utilizziamo, così come prevede il disciplinare, l'intero maiale, quindi compreso i prosciutti, compreso i lombi, compreso le parti nobili. Bravo, perfetto. Il discorso del coriandolo è un fatto così più di altro di originalità, indubbiamente il coriandolo è una cosa che lo caratterizza, ma la vera forza di questo prodotto sta nell'intero suino utilizzato, ma soprattutto zero conservanti. Questo prodotto non prevede l'utilizzo di conservanti, addensanti, coloranti, eccetera, quindi è un prodotto salutistico. Pensate, lo abbiamo inserito nella mensa scolastica dei nostri bambini. No offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't run. Una festa nostrana,
una festa che mi rappresenta, perché le mie origini sono di una terra dove il maiale la fa la padrona. Vengo dall'Emilia Romagna, dove l'uccisione del maiale è un rito, è un certo tipo di lamentazione, ce l'ho nel DNA. Io non potrei rimanere neanche un giorno senza mangiare una fetta di salame, quindi trovo che la mente sia molto simpatico, però allo stesso tempo ci sia grande professionalità nel preparare questa struttura, nell'organizzare questa festa, quindi sono molto lieto di partecipare a questa decima edizione. Sono tantissimi anni, il pubblico la conosce per naturalmente il suo lavoro che fa in TV, però molto live. Ci deve essere una certa differenza, immagino, tra i due tipi di spettacolo, anche come rapporto naturalmente con il pubblico. Certo, ma io ho cominciato sicuramente lavorando dal vivo con la mia orchestra, andando in giro per i locali del nord Italia. Poi si è sparsa la voce che c'era questa orchestra con Demo Morselli, che era molto preparata, aveva un vastissimo repertorio, e magicamente sono stato catturato da Maurizio Costanzo, il quale mi ha sentito durante una festa e ha detto: vieni con me che ti voglio portare in televisione. Se la cosa dura, bene per tutti, altrimenti ci diamo una stretta di mano. È durata 20 anni, 20 anni, poi dopo le nostre strade hanno preso direzioni diverse, io lo continuo a sentire, però adesso sto alla RAI, ho visto che anche lui alla sera con Vaime fa una trasmissione a sabato sera, quindi ogni tanto giù negli studi ci incrociamo e ci vogliamo un bene della Madonna. Qual è la differenza tra suonare in TV o live in mezzo alla gente? Sicuramente il contatto con il pubblico ti dà un'energia diversa che non puoi recepire in televisione, però c'è una macchinetta che si chiama Auditel, che alla fine di ogni puntata si va a vedere se la gente non ha gradito quello che hai fatto. Ti consiglio, se sei addetto ai lavori, ti consigliano da casa di cambiare genere o cambiare repertorio, quindi c'è un contatto con il pubblico. Sono schietti alla stessa maniera, perché ai concerti prendi qualche fischio, se va male in televisione corri il rischio di non lavorare più. Che tipo di musica, di spettacolo dovranno aspettarsi questa sera gli spettatori? Noi facciamo un repertorio molto ampio, cerchiamo di accontentare tutti i gusti musicali, faremo dei pezzi strumentali, colonne sonore, pezzi italiani, pezzi di Lucio Battisti, Gianni Morandi, Domenico Modugno, Frank Sinatra, Earth, Wind & Fire, Tozzi, non lo so, John Mason, tutti. Sicuramente non andrà nessuno a casa scontento, perché la musica, secondo me, quando è fatta bene, accontenta tutti. Ragazzi, nel fondo, perché state lì? Grazie, un po' più avanti, grazie, dai, venite! No? Perché state così con me? Venite un po' avanti, dai, ragazzi, grazie! Sì, non siate tipo tubanti! Vai, così! Anche là, venite! Yeah! Alza il volume, sesto! Sulle mani! Questo è funky!
wanna be a part of it. New York, New York, based on the line of shoes. Our love to stray, right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I am king of the hill, the top of the hill. These little town blues are melted away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it. Allora colgo l'occasione per ringraziare il presidente Vittorio Iacovacci e il consorzio Salsicce di Monte San Biagio e tutto lo staff. Ragazzi, fate un grande applauso, perché questi tempi organizzare queste feste non è facile, eh? Voglio sentire l'applauso scrosciante! What you want, say what you want about me. If you want enough, then I'm not sorry. Taking these haters and we roughing them up, and we laying the cut like we don't give up. You can't stop my heart. What you want, say what you want about me. If you want enough, then I'm not sorry. Taking these haters and we roughing them up, and we laying the cut like we don't give up. You can't stop my heart, yeah. You won't use my mind. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town. No postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstained ball gowns trash in the hotel room. Don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Alla decima sagra della salsiccia di Monte San Biagio non può mancare la macelleria di Franco e Luca Colabello. Siamo con Luca, appunto. Allora, naturalmente non potete mancare neanche in questa decima edizione. Quest'anno è la decima edizione che stiamo facendo. Abbiamo cercato di migliorarci negli anni e speriamo che avremo i suoi frutti in questi anni. Cosa avete portato per questa sagra? E il top è la salsiccia, che rimane la meglio produzione che abbiamo in zona. Poi niente, cioè, il lardo, abbiamo portato
il filone, che è un nuovo prodotto che stiamo cercando di valorizzare. Raccontaci che cos'è allora. Questo qua sarebbe il pezzo magro del vitello, che si trova alla parte sulla schiena dell'animale, che proprio il buono è, cioè, il filetto di grasso che mantiene il sapore alla carne. Una novità. È, diciamo, una novità. Sì. Come sta andando ora? La sagra, diciamo, sta andando bene, abbiamo un buon riscontri e cerchiamo di andare sempre più avanti con i nostri prodotti. Questa è una novità, però naturalmente ci sono i guanciali, sì, le pancette, ci abbiamo quelle barzotte che sono buone per far sugo. E niente, comunque abbiamo anche il prosciutto, barattolini di salsiccia sott'olio. Ah, okay. Tutti piccoli particolari che vanno sempre che c'è la salsiccia. Naturalmente salsiccia sia fresca che secca, fresca, sia piccante, secca, che dolce. Piccante e dolce, sì. La particolarità c'è, qui con il finocchietto ci abbiamo anche. Finocchiette, sì. Perché anche si differenzia dalla tradizionale di Monte San Biagio, che sì, ha il coriandolo. Il top sarebbe quello con la pedastra, poi diciamo più verso Roma si usa il finocchietto, che c'è anche richiesto, quindi abbiamo fatto anche quella. La particolarità di questa vostra salsiccia qual è? Cioè, il segreto non si può raccontare, no? Comunque è tagliata a tocchi più grossi, c'è il coriandolo che è stato tagliato a polvere. Ecco, però ora c'è una notevole affluenza in questi tre giorni. Cosa vi stanno chiedendo maggiormente e cosa stanno apprezzando di più? Quella che chiedono in maggior numero è la salsiccia affumicata, e ci chiedono comunque il modo e il metodo come è stata fatta, perché molti vogliono ritornare alle vecchie tradizioni, visto che comunque tanti hanno smesso di farlo in casa e vorrebbero ricominciare a farlo, e noi gli diamo, come si dice, lo spunto per accompagnarli. It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Oh. 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 We're better than we ever dreamed. A questa decima sagra della salsiccia di Monte San Biagio, presente naturalmente anche la macelleria di Colabello Maria Rachele, siamo con Tatiana. Non potevamo mancare a questa decima sagra, meno male che quest'anno, anche nonostante il periodo storico che stiamo attraversando, non ci possiamo lamentare, perché c'è venuto a trovare moltissima gente, invogliamo a degustare il nostro prodotto, e non, diciamo che non possiamo lamentarci, dai, quest'anno veramente... Tantissime persone che sono venute qui per assaggiare e prendere i vostri prodotti. Cosa avete portato? Sì, allora, abbiamo portato, allora, come vedete qui ci sono le salsicce, alle mie spalle ci sono le salsicce secche, i salami, poi c'è la salsiccia barzotta, le pancette, i guanciali, il capocollo. Poi qui abbiamo anche una nuova novità, e la coppa che hanno fatto i miei genitori, che è molto buona. E diciamo che sta andando molto. Ovviamente tutti i prodotti fatti da voi, genuini, naturali. Sì, 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 sono tutti prodotti fatti da noi, sì, sì, sì. Poi tanto è vero che abbiamo aperto anche abbiamo fatto un consorzio con tutti quanti gli altri soci, abbiamo un consorzio e abbiamo aperto anche una degustazione a Monte San Biagio, a Via Garro, e lì si mangia solo maiale, e tutto a base di maiale, tipo, che ne so, dalla pasta al dolce, dagli antipasti al dolce, c'è di tutto. Per quanto riguarda questa sagra, tutte queste persone, cosa vi stanno chiedendo maggiormente? Qual è il prodotto che va per la maggiore?
È bella salsiccia, quella è il prodotto che... Quale? Visto che ce ne sono diversi tipi. Sì, allora, guardi, molto la fresca sì, anche bene o male anche la secca, però dipende, non c'è proprio un prodotto, tipo tanta gente chiede sia quella fresca che quella barzotta, dipende, poi come possono spendono, non è che c'è proprio un prodotto fisso. Visto che c'è sia piccante che dolce... Preferiscono, ma indifferente sinceramente, indifferente. Senti, questi prodotti, il segreto della vostra salsiccia, visto che questa è la saga della salsiccia? Perché il prodotto è di prima qualità e la facciamo con i prodotti di prima scelta, non, questo è il nostro, poi c'è la pedartera, il fior di coriandolo, con questi prodotti qui, non ci sono conservanti, no, assolutamente no, sono tutti prodotti naturali. Un diciamo bilancio di questa saga? Non possiamo lamentarci, ci siamo stati bene, anzi ci è venuta tanta gente a trovare, meno male, speriamo che l'anno prossimo sia ancora di più. Questa sagra della salsiccia di Monte San Biagio, anche la cantina Valle Marina di Vezza, siamo con Angela. Allora, cosa avete portato? Noi abbiamo portato sempre i nostri prodotti della nostra azienda, abbiamo sia anche dei padè, abbiamo l'olio che viene prodotto dall'azienda agricola e poi ci siamo abbinati anche con delle cose di Ventotene, delle lenticchie, cicerchie, cose nuove, cioè non nuove, esistono, però comunque sono ricercate in vari posti perché sono anche conosciute. I padè vanno adesso di moda perché con queste tartine, queste cose, è molto usato e possono anche condire delle paste oppure mangiarlo sul pane. E l'olio perché si usa per i condimenti, insalate e varie cose. E poi... Naturalmente il vostro prodotto principe che è il vino. Il vino è naturalmente perché sono una cantina e il nostro vino ce l'abbiamo sia sfuso che imbottigliato e viene proposto nella zona. E che tipo di vini avete portato qui? Qua mi manca il moscato perché non è pronto, non lo posso portare qua in esposizione, però abbiamo il rosso, abbiamo qualcosa di novello, abbiamo anche qualche spumantino di altre aziende, perché a noi ci piace, andiamo sempre alla ricerca di nuove cose, anche perché adorano questo prosecco anche molto buono e che è abbinato alla nostra cantina. Facciamo parte anche un po' del consorzio, siamo soci consorziati e oggi siamo in questa occasione, in questo evento. Sembra che le persone hanno aderito anche parecchio, a noi ci fa piacere perché comunque sono loro che portano a noi qualcosa e noi offriamo i nostri prodotti. Visto che siamo appunto alla sagra della salsiccia, un consiglio: che tipo di vino avete e si può accompagnare alla salsiccia? Con questa salsiccia è il Merlot, perché l'hanno scelto tutti i soci, hanno fatto questo assaggio del tagliere, hanno fatto l'assaggio della salsiccia e quindi hanno usato questo, hanno abbinato questo tipo di vino e io lo produco. Che tipo di vino è? È un vino rosso, è molto strutturato e al palato è asciutto e quindi è molto abbinabile con la salsiccia oppure i prodotti derivati, il prosciutto e altre cose. A
a questa decima sagra della salsiccia di Monte San Biagio, anche alla macelleria di Pecchia Lucia. Siamo con Federica. Allora, avete portato qui i vostri prodotti. Quali? Allora, abbiamo portato i nostri prodotti, tra cui appunto la salsiccia che viene prodotta da noi con i maiali neri che abbiamo noi in allevamento. È fatta sia con, abbiamo, diciamo, sia il maiale nero, il casertano, o il large black. E, diciamo, oltre alla salsiccia abbiamo portato appunto il culatello, la pancetta e il guanciale. Fatti con questo maiale nero? Fatti con questo maiale nero. E, diciamo, la differenza, la caratteristica di questa salsiccia di Monte San Biagio è che viene prodotta, rispetto a, diciamo, ad una salsiccia normale, che viene prodotta con l'intero maiale e non solo con spalle e pancetta. Quindi vengono utilizzate anche le parti nobili, tra cui il prosciutto, il lombo e il capocollo. La particolarità di questo maiale nero? Diciamo, è un più rustico, quindi ha la carne di colore un po' più scuro, appunto. E a livello di sapore, di gusti? È più buono, ovviamente. Ecco, la vostra particolarità appunto è questo maiale nero con cui fate appunto tantissimi prodotti. E cos'è però, qual è il prodotto che le persone che stanno accorrendo qui alla sagra vi sta chiedendo maggiormente? Ovviamente, essendo la sagra della salsiccia, la salsiccia. Come sta andando questa sagra? Bene. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Sagra della salsiccia di Monte San Biagio 2014, anche dal Monticellano, antica norcineria Raso. Siamo con Vincenzo Raso per l'appunto. Avete portato i vostri prodotti come ogni anno, la salsiccia che è la principessa di queste serate, però anche altro. Sì, quest'anno oltre alla salsiccia che ormai è rinomata di tutto il territorio, sia pontino che nazionale, abbiamo portato delle novità, tra cui il lombo di suino essiccato, l'arista di suino nero, e poi abbiamo portato lardo aromatizzato con alloro e ginepro. Poi abbiamo riscoperto gli antichi sapori sia del territorio di Monte San Biagio ma anche del territorio pontano, che sono le classiche coccidelle. Praticamente sono la trippa di suino aromatizzata come la salsiccia e essiccata e messa ad affumicare come con il lentisco. A te piace sempre innovare, rinnovare anche il tuo lavoro e proporre sempre cose nuove qui alla sagra soprattutto. Sì, quello che piace proprio nel mio lavoro è questo. In fondo la norcineria è come la cucina. Bisogna trovare sempre degli accostamenti nuovi, delle ricette nuove,
per far sì che esalti così il gusto della carne di suino. Senti, le persone stanno apprezzando queste novità? Le persone le stanno apprezzando, soprattutto le persone anziane, perché noi li facciamo ritrovare dei sapori antichi che ormai sono quasi persi, e oltretutto alcune ricette che rivisitiamo gli diamo anche il valore aggiunto al prodotto. Come sta andando questa sagra? Benissimo, come ogni anno abbiamo una risposta sempre di maggiore affluenza, ma oltre all'affluenza del territorio nostro, quindi del sud pontino, abbiamo tanta affluenza da fuori, da Roma, da Napoli, dal Frosinate. Siamo contentissimi della riuscita della sagra. Dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me. Before you go, summertime sadness. I just wanted you to. Bene, Iacovacci, allora, com'è andata questa decima sagra della salsiccia di Monte San Biagio? La decima sagra della salsiccia di Monte San Biagio è andata molto bene, sta andando molto bene. Io devo ringraziare tutto il pubblico, tutti i cittadini che sono venuti numerosi su questa manifestazione. L'impegno che noi abbiamo messo su questa manifestazione ci sta dando grandi soddisfazioni, e questo è dovuto anche all'amore della gente che viene da noi a degustare i prodotti che ci abbiamo. A degustare tantissima gente che sta mangiando, seduta ai tanti tavoli che ci sono, e tanta gente in piedi a sentire il concerto, gli spettacoli che ci sono stati. Certo, perché abbiamo organizzato questa cosa in modo tale che la gente può passare veramente una serata diversa aspettando l'apertura della bella stagione, e quindi questo per noi è una grande soddisfazione in questo periodo, perché è un periodo che ce n'è bisogno di rimettersi in moto su questo territorio con i nostri prodotti tipici, che abbiamo una porta in mano che dobbiamo sfruttare, e quindi uniamoci per fare forza. E poi servizi anche per il cittadino diversi, ovvero tipo le navette che hanno collegato la città. È vero, abbiamo creato un servizio, non abbiamo riempito solo la piazza della stazione, piazza della stazione, ma abbiamo riempito con soddisfazione anche il centro storico, dove c'è un mercatino dell'artigianato, e con le navette ben servite diciamo che abbiamo fatto un ottimo servizio anche su questo, abbiamo messo a punto anche questo servizio. Allora non resta che aspettarsi l'undicesima edizione. Aspettiamo con amore l'undicesima edizione, e ringrazio ancora tutti per la partecipazione in questa manifestazione. Buonasera, vi piace questa sagra? Buonasera, sì, è una ricorrenza che ogni anno viene fatta qui a Monte San Biagio, un bel evento dove racchiude un po' tutta la cittadinanza di Monte San Biagio e zone limitrofe, comunque è un bel evento. Sei di Monte San Biagio? No, sei? Sono di Fondi. Vieni spesso, immagino. Sono 2 o 3 anni che già vengo qui e mi trovo sempre bene. Buonasera, allora, le piace questa sagra della salsiccia? Perfetto. Dove siete? Dei quadri.
fondi. Venite spesso alla sagra? Quasi tutti gli anni. Piace la sagra? Sì, sì, un bel evento. Dove siete? Sezze, all'Orladina. Venite tutti gli anni? Beh, io ho saltato un paio d'anni, però adesso... Ragazzi, ciao, venite spesso, vi piace questa sagra? Sì, come no. È la prima volta che ci vieni? No, vengo sempre. Sì. Buonasera, allora, vi piace questa sagra? Sì, tanto, molto buona. Ogni anno siamo sempre qui. Di dove siete? Di Regina. E venite sempre, vi piace naturalmente, state mangiando. Sì. Il prodotto tipico è ottimo, la salsiccia. Buonasera, allora vi piace questa sagra? Ci piace, sì, perché è l'unica in questo periodo. Di dove siete? Da dove venite? Di Monte San Pietro. Allora siete abituati. Ci piace a noi. Mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci solo. Iniziamo col presidente a fare la prima estrazione, dai. 10.226. E questo è un bel premio, ragazzi. 10.226, due biglietti in concerto Vasco Rossi, tribuna numerata Monte Mario. Siamo al secondo premio, che è un computer portatile. Questi, gli ultimi tre premi, lo ricordiamo, sono offerti proprio dal consorzio Salsiccia di Monte San Biagio. 7.051. Vediamo un pochino, qua questo è l'ultimo numero, ricordiamo che il premio di prima ha vinto un computer portatile, numero 1, chi è? Vediamo la serie, dai, offerto dal consorzio Salsiccia di Monte San Biagio, andiamo. 075 6 9. Allora, 7569 ha vinto il primo. Non ci credo. 7000, hai vinto la macchina, dai, non ci credo in giro. Primo premio Fiat Panda Blue Car Company. Vediamo se è lo stesso. È proprio lui? Sarebbe bellissimo. 5569.
ti giuro, per fortuna. Complimenti. Come ti chiami? Scriccio.